E allora, com'è la Livewire da guidare? Avevo tanta curiosità, sono sincero, e in molti mi avete chiesto che effetto mi ha fatto guidare questa moto elettrica. Beh, intanto come vedete è una Naked, molto diversa dallo stile consueto Harley. È una moto anche compatta, ben dotata di sospensioni, sia all'anteriore che al posteriore ha sospensioni completamente regolabili. Ha un impianto frenante degno di una moto sportiva, ha un assetto anche in sella da moto sportiva, prevalentemente per andare da soli, bisogna dire, perché la sella, come vedete, è piuttosto piccolina per la parte del passeggero, quindi ci può entrare un passeggero di dimensioni abbastanza ridotte, non eccessivamente grande. Come va? Diciamo che, come da buona moto elettrica, quando si parte è estremamente silenziosa, potremmo dire anche forse un po' deludente nel rumore quando si comincia a muovere, perché somiglia a un tram, l'abbiamo detta. Però poi, raggiunti i 30-40 km/h, il sibilo diventa gradevole, quando si va più forte addirittura gasante. L'erogazione del motore è da motore elettrico, quindi è molto molto fluida e soprattutto costante. Non ci sono le marce, il motore gira fino a 15.000 giri. Tachimetrici si vedono i 180 km/h. Il tiro è molto molto forte, quindi l'accelerazione è veramente entusiasmante. Ci si diverte molto. È un modo diverso di andare in motocicletta, sicuramente, perché non ci sono le marce, perché non c'è il rumore, perché manca tutto ciò a cui siamo affezionati noi vecchi motociclisti. Però bisogna anche dire che è diverso, ma è gradevole, molto gradevole, anche gasante per certi versi. Quindi si esce dalle curve, si apre, si dà corrente. Stavo per dire si dà il gas, ma si dà corrente quando si esce dalle curve. E lei ti porta fuori con un impeto che non ti aspetti, e soprattutto sale senza rumore. Questo forse è un piccolo difetto del veicolo elettrico: senza rumore non ci si rende conto di andare forte, quindi poi si dà un'occhiata al tachimetro e accipicchia, siamo ben oltre i limiti del codice della strada. Un altro difetto lo vogliamo dire subito: pesa 251 kg in ordine di marcia, è pesantuccia da spostare da fermo, anche se ci si può aiutare con il motore, perché basta dare appena appena poco gas e lei si muove docilmente a fianco a noi. Però parlavamo di difetti: quando si arriva davanti alle curve si frena, e magari siamo abituati a una moto ipersportiva di quelle da 180 kg, e qui si stenta un po' a fermarsi, non tantissimo, però si stenta un po' e si sente la differenza, soprattutto per chi è abituato appunto a una moto leggera con un impianto frenante e delle sospensioni buone, che quindi morde bene l'asfalto in ingresso di curva. Però se la facciamo scorrere, questa moto diventa velocissima, significa che si può andare anche con le super sportive. Si va tranquillamente insieme a loro, forse anche un po' di più, soprattutto se si trova un tratto di strada guidato dove non ci sono magari frenate eccessive, ma ci sono delle buone accelerazioni, una salita. Lì si va via veramente bene, con tanto gusto e rilassante. Per il resto, andare in giro senza rumore, andare a passeggio, gustarsi i paesaggi, ma anche camminare a 80 km/h in maniera molto sciolta in mezzo al traffico, è veramente gradevole, è veramente un altro modo di andare in moto. Si può sovrapporre alla moto con motore tradizionale a benzina? No, onestamente no, non lo si può fare, per una serie di motivi. Il gusto, come detto, è bello, ma è diverso, quindi potendo, se il portafoglio può, magari potrebbe essere bello affiancare la moto elettrica alla moto con motore a benzina, ma sostituirla forse, per chi è molto appassionato e legato al rumore della sua moto, forse ci vuole ancora un po' di tempo per farlo. Parliamo di autonomia, anche questo è un tema sul quale mi avete fatto molte domande.
Diciamo che nell'uso normale si fanno tranquillamente i 160 km che promette la strumentazione, il computer di bordo, quando si parte con il pieno di energia elettrica. Poi, se si va piano, si raggiungono facilmente i 240 km con un pieno che Harley Davidson garantisce per il ciclo urbano, ma bisogna andare piano, bisogna proprio scorrere quasi non toccando il gas e mantenendo la modalità economy, la green, che è quella che è il più forte recupero di energia quando si chiude il gas. Se invece si va abbastanza forte, noi abbiamo fatto anche una prova su una salita, salendo sia in modalità green sia in modalità sport, consuma un po' di più, neanche troppo. C'è una situazione nella quale invece consuma veramente tanta energia elettrica ed è quando si cammina costantemente a velocità elevata. Si parla di velocità autostradali, quindi 130 km orari, la teniamo come velocità costante e a quel punto vediamo che l'autonomia scende molto rispetto a quanto scritto sulla strumentazione. Il computer di bordo stesso che si rende conto che stiamo guidando in una situazione che consuma molta energia e riduce con molta velocità quella che è l'autonomia prevista, che viene sempre evidenziata sulla strumentazione. La ricarica. Allora, a casa ci vogliono circa 9 ore per una ricarica completa. E c'è anche qualche problema ogni tanto, perché il sistema di ricarica sente la qualità della linea elettrica alla quale noi abbiamo connesso la moto e in alcuni casi va in stand by, va in rosso e non carica più. Sembra che il problema sia legato alle correnti di ritorno sull'impianto di terra, ma in realtà su questo ho provato a scavare anche sul forum dei possessori di questa moto e non ci sono idee molto chiare sui motivi di questo problema. Io ho dovuto provare su diverse prese, trovandone sempre in ogni casa, ho provato in più case, trovandone sempre qualcuna idonea, qualcuna funzionante. Ma è vero che può esserci il problema e per esempio da me nel box in garage non caricava, quindi ho dovuto caricare la moto in un altro posto. In strada ci sono invece le colonnine, ce ne sono diverse, e la ricarica è assai più rapida. Contro le 9 ore che ci vogliono per una ricarica completa a casa, io ho una colonnina, con un'ora si fa ricarica completa, con 40 minuti si fa all'80%, che significa quindi avere una buona autonomia. Usare una moto elettrica è un qualcosa di profondamente diverso da usare una moto a benzina. Intanto sicuramente la si compra se si hanno percorrenze medie più basse, quindi chi fa le uscite giornaliere da 500 km non potrà prendere una moto elettrica, però è anche vero che la si compra per fare delle uscite di tipo differente con frequenti soste, cioè si prende l'abitudine ogni volta che ci si ferma, si prende l'abitudine di mettere la moto in carica, cioè ci si ferma vicino a una colonnina. Ovviamente questo è possibile laddove ci sono molte colonnine. Se invece la zona dove noi risiediamo, gli itinerari che facciamo abitualmente sono privi di colonnine, è chiaro che dobbiamo partire sapendo che facciamo i nostri 150-160 km di giro e poi troviamo un punto dove attaccarci. Alla fine, mi è piaciuta? Sì, mi è piaciuta veramente molto, devo dirlo, con i suoi limiti che sono prevalentemente quelli d'autonomia, i tempi lunghi di ricarica. Il prezzo, perché costa 34.200 euro e francamente non me la posso permettere, però mi è piaciuta molto la sensazione, il gusto di andare senza rumore, il suo tiro inaspettato, la sua velocità inaspettata, mi sono piaciuti veramente tanto. È un bel toro scatenato quando si dà corrente. Provatela se potete.